Ben ritrovati da Bari Forever, dalla Bari siamo noi, che è un po' la casa del tifo barese, il centro coordinamento di tutta la galassia tifo bianco-rosso. Sono in compagnia di due amici, un collega, Francesco Sarrone, di tuttobari.com, e nella veste di opinionista, conosciuto ai più, soprattutto ai tifosi baresi, l'avvocato Pino Monaco. Salve. Ben ritrovato e ciao. Benvenuto nella grande famiglia di Bari Forever. Allora, avvocato, innanzitutto, hai visto la gara di Salerno? Le vedi tutte? È una domanda scontata. Hai visto la gara di Salerno? Ti aspettavi, per la verità, una gara così pirotecnica? Ma guarda, cioè, fare una previsione sul Bari è sempre un'incognita ultimamente, perché è capace di grandi imprese. Però devo dire che alla fine ha evidenziato quello che è attualmente il Bari, cioè una squadra con un potenziale dal centrocampo in su enorme, forse il migliore della categoria, e seri problemi in difesa, dove onestamente mi aspettavo un intervento a gennaio che non c'è stato. Però, ripeto, nonostante tutto io non credo che in questo campionato di Serie B ci siano squadre superiori al Bari, anche le due che sono, diciamo, lanciatissime ormai quasi in Serie A, non penso che siano come potenziale superiore al Bari. Aspettiamo un attimino, vediamo se Camplone riesce a registrare qualcosa dietro, e credo che il Bari stia venendo fuori forse nel momento più importante, quello decisivo. Beh, chiaro, venire fuori a 9 giornate, 8 giornate dalla fine con questo potenziale, seppur con qualcosa da rivedere proprio nel reparto dove hai detto tu, però erano importanti due aspetti. Prima di tutto quello di buttare la palla dentro, perché noi abbiamo detto spesso proprio da questa sede, e mica, Francesco, tanto tempo fa, fino a qualche puntata sì. fa, noi battevamo su un problema che era quello che il Bari aveva delle difficoltà a far gol, insomma, questa era la verità, era un fatto oggettivo. E l'altro aspetto era quello poi delle partite esterne, sui campi avversi il Bari, insomma, ha avuto sempre delle difficoltà a fare il Bari, soprattutto, non tanto per la forza degli avversari, mi viene in mente la partita di Chiavari, quanto per la mancanza di personalità, di temperamento proprio della squadra che poi è diventata di Camplone. Abbiamo anche detto di uno scarso rendimento, di una media punti ben al di sotto di quello che era stato il rendimento della squadra pilotata da Davide Nicola, e anche sotto questo aspetto siamo stati smentiti, perché, riepilogando il tutto, il Bari, l'arco di 5 partite, correggetemi se sbaglio, ha messo 16 volte la palla nella rete avversaria. Insomma, voglio dire, di questi tempi è oro colato. E per quello che riguarda le partite esterne, ne ha fatte 2 che erano difficili. Secondo me era più, lo dissi e è scritto anche, era più difficile la trasferta di Salerno, non tanto quella di Novara. Ci eravamo augurati da questa sede 4 punti, ne sono arrivati 6, 2 vittorie consecutive, unita alla vittoria, la goleada contro la Provercenza, viene fuori un bilancio del tutto edificante. E sarebbe tutto bello, tutto perfetto, se no, come diceva l'avvocato Monaco un attimo fa, questa defiance del pacchetto arretrato. Insomma, ma secondo te che cosa succede? Perché lo stesso Camplone l'ho visto un po' interrogarsi nel dopo partita alla Rechi su queste strane amnesie del pacchetto arretrato, ma soprattutto, adesso lasciando perdere i singoli reparti, proprio come atteggiamento della squadra, questa incapacità, questo braccino corto, insomma, questa incapacità di gestire con più personalità, andiamo, insomma, sei il Bari, il risultato a proprio favore. Ma è una squadra che sta iniziando anche a divertirsi quando gioca, perché a Salerno abbiamo visto giocate veramente di pregevole fattura. Il problema è che in alcuni momenti, soprattutto quando passa in vantaggio, quando ha più di un gol di vantaggio nei confronti di un avversario, perché avevamo visto già nella partita interna con la Provercelli, tende a sedersi un poco, tende a specchiarsi troppo, e questo in Serie B non lo si può permettere, soprattutto con una difesa che, come abbiamo già visto, non è ancora, diciamo, registrata piuttosto bene. A Salerno, per l'ennesima volta, il Bari ha permesso all'avversario di rientrare in partita, quando ormai dopo il 3-1 obiettivamente sembrava che la partita fosse chiusa, perché ipotizzavamo che a questo punto, dovendo spingersi ulteriormente in attacco la Salernitana, il Bari poteva sfruttare ancora di più il contropiede, come già aveva fatto perfettamente in azione del 3-1. Invece poi la Salernitana è riuscita a tornare immediatamente in partita, 2 gol in 2 minuti,
Fortuna ha voluto che il Bari si è nuovamente ributtato all'attacco, ha siglato subito il 4-3 e in quel momento, diciamo, la partita ha nuovamente cambiato verso. Nonostante tutto, comunque, la difesa ha avuto ancora dei momenti di defiance, tant'è che c'è stata un'indecisione tra Defendi e Di Cesare che poteva portare al 4-4. La fortuna, come anche a Novara, perché ricordiamo il Bari a Novara aveva vinto, ma aveva disputato un bruttissimo primo tempo, tant'è che se Novara avesse concluso il primo tempo sul risultato di 3-0 nessuno avrebbe detto niente. Anche a Salerno il Bari è stato un pizzico fortunato, perché diciamoci la verità, la fortuna aiuta gli audaci. Il Bari, visto in queste ultime partite, è una squadra molto audace, forse anche troppo, visto come si sbilancia, tant'è che sul gol del 3-3, l'hai detto pure tu Alfredo, non è possibile mettere Rosina in posizione di terzino, perché tutta la squadra era completamente sbilanciata. Il Bari si è quindi regalato queste tre vittorie consecutive per la gioia dei propri tifosi e adesso disputerà questo importantissimo scontro di lunedì sera contro il Cesena, terza contro terza. Staremo un po' a vedere cosa succederà. È chiaro che con un quarto successo di fila il Bari veramente potrebbe mettere la freccia. Io, anche se il buon Mastandrea, che oggi è ancora più motivato a esporre questa graduatoria, così come quando tu dici, o quando tutti quanti diciamo, guardando logicamente la classifica, terza contro terza, dobbiamo essere anche un po' più onesti. Sì, la classifica dice quello che dicono i risultati, poi alla fine, sì. È giusto così, però dire che il Bari sia terzo in questo momento per quello che è il potenziale e sia alla pari del Cesena, a me, da modesto osservatore, sembra un po' una bestemmia. Il Bari, secondo il mio modestissimo parere, è ben al di sopra del Cesena, non perché l'abbia già dimostrato, per esempio, vincendo lì nella gara di andata e vincendo dando spettacolo, dicevano i critici, ma proprio perché il Bari è lì solo e soltanto perché non ha fatto il Bari in un sacco di partite, specialmente contro le piccole, perché io quello che temo ancora, continuo a temere nel Bari, sono le partite contro le squadre cosiddette abbordabili. Mi ritorna in mente sempre Chiavari, non perché Chiavari sia una squadretta, è un bel collettivo, il Chiavari è una squadra molto organizzata, l'Entella è una squadra molto organizzata e ha trovato in Caputo uno che la butta sempre dentro, qualsiasi cosa passi a Caputo quest'anno si trasforma in oro quest'anno. Ma per quello che riguarda il Bari ha lasciato tanti di quei punti per strada che oggi solo per questo motivo non si trova a ridosso delle due cosiddette grandi. Però ricordiamo che a Cagliari la partita è andata come è andata, ce lo ricordiamo pure, perché il Bari se rubava un pareggio là non lo rubava affatto, scusate il gioco di parole. A col Crotone, la cosa è molto recente e mi duole ancora, è una partita già vinta, che è soltanto una ragazzata, una goliardata, per non essere più pesante, poteva pregiudicare così come è stata. Perché se no, togli tre punti al Crotone, aggiungine tre al Bari, non so come si mette, però fallo allora, non adesso, vabbè, ma questa ormai è un'altra storia. E tornando invece alla gara di Salerno, no, sì, è vero, è giusto gioire per l'atteggiamento di questa squadra ormai è diventata corsar da un paio di settimane a questa parte, ci piace sottolinearlo, e soprattutto ci piace sottolineare questa allegra, festosa macchina da gol che ci troviamo lì davanti, perché i due veri grandi acquisti, secondo il mio modestissimo parere, della campagna cosiddetta di riparazione di gennaio sono stati Dezzi, e su questo non si discute, e mi dispiace veramente che sia solo un prestito. L'altro grande acquisto del Bari, e qualcuno voleva far di tutto per allontanare, Romizzi, sì, vabbè, adesso ci arriviamo a Romizzi, che è stato straordinario, anche perché ha fatto assist, eccetera. Ma il vero grande acquisto è Sansone, secondo me. Sansone. Perché uno come Sansone, che comincia adesso a sentirsi Sansone, è lì davanti con gente come Rosina, che non dico che se è tornato al formato Champions League, però comincia anche lui a fare Rosina, con Maniero che onesta, fa il suo onesto mestiere, insomma, la palla che gli dà lui la butta dentro, e la butta dentro ormai con assiduità, con regolarità. Però dietro, per esempio, giustamente a fianco a Dezzi c'è un certo Romizzi, che noi avevamo già prima, ma ce l'avevamo in panchina, perché evidentemente qualcun altro non lo vedeva, vero avvocato? No, infatti era inspiegabile, onestamente, perché io, uno come Romizzi, non fosse altro per l'attaccamento che ha dimostrato in questi anni alla maglia, non lo avrei mai sostituito. È chiaro che è ancora un po' fuori forma, perché ovviamente è parecchio che non gioca titolare, però voler intestardirsi, addirittura mettendo Valiani in quel ruolo, era
veramente da suicidio collettivo. Ora, finalmente Sansone è stato rimesso nel suo ruolo, cosa che prima non avveniva. E Romizzi è tornato, diciamo, a far filtro al centrocampo, e penso che come lui non lo sappia fare nessuno, almeno in questa squadra. E Maniero ha cominciato a ricevere palloni giocabili, perché bisogna dire che anche quando non segnava Maniero non è che poi avesse tutte queste grandi occasioni. E diciamo che sta girando. No, se mi consenti, Maniero è entrato anche un po' più in condizione adesso rispetto... Sì, un po' più magro. Perché io quando dicevo lo vedo un po' più pesante, eccetera. Sì, era tondetto. Oggi ha più i tempi di inserimento e più se si fa trovare lì dove... Noi spesso abbiamo peccato un po' di presunzione, Alfredo, nel senso che tu parlavi con Lentella, no? Non dimentichiamoci, con Lanciano. Cioè, questa è una squadra che probabilmente, avendo molti giocatori che hanno militato in Serie A e ahimè molti a fine carriera anche, probabilmente scendevano in campo con la presunzione di aver già vinto la partita solo per il nome che portavano. Invece in Serie B non è così. Non è un campionato qualitativamente eccellente questo che stiamo vivendo. Però non è un campionato facile. Col nome non si vincono le partite. E tra l'altro ora stiamo vedendo la differenza tra le squadre che hanno la panchina lunga di qualità e quelle che non ce l'hanno, perché tu vedi il Pescara è crollato, aveva la punta capocannoniere, eppure sembrava addirittura, tu ricorderai, si parlava del distacco di 10 punti come terza dalla quarta per la promozione diretta, e ora addirittura è sotto di noi e fuori dalla zona playoff. Il Novara ha conosciuto anche il suo periodo di crisi, stanno salendo squadre come il Trapani di Cosmi, i Perugia. Questo è un campionato che secondo me, almeno nella zona playoff, può dire molto, ed è importante quindi arrivare tra le prime che si giocano i playoff, e lo scontro col Cesena è importante anche per la questione degli scontri diretti, quindi anche con un pareggio addirittura il Bari sarebbe superiore al Cesena negli scontri diretti. Cioè, ora ogni partita diventa determinante, e lì c'è la capacità dell'allenatore, che per ora ha cominciato a portare risultati. Ora è importante che tenga i giocatori in una situazione di tensione positiva, perché fallire una partita adesso significa giocarsi molto. E poi non dimentichiamoci che il Bari, chiaramente, nel momento in cui si gioca i playoff, si porta 30.000 persone, come se fosse niente. Quindi io poi credo che potremmo essere, diciamo, avvantaggiati. Però, ecco, ripeto, è una squadra che ancora oggi sono tali e tante le mazzate che abbiamo avuto, che ormai non riesco a... non mi dà affidamento ancora al 100%. Ripeto, se le pedine sono messe al posto giusto, non dimentichiamoci che noi abbiamo venduto un giocatore come Sabelli. Ecco, di questo mi hai anticipato la domanda. Pino, perché mi chiedevo con Sabelli, ma questo è un ragionamento col senno di poi, per carità, però calcio, con Sabelli a quel posto lì, insomma, lì dove quello che è il posto suo, secondo te avremmo beccato un paio di gol? Io penso che almeno uno di quei due gol che sono entrati da quella parte lì, uno forse l'avremmo evitato, che ne pensi? Beh, sì, sicuramente, ecco, giocare con un adattato come Defendi da terzino destro ha creato qualche problema al reparto arretrato. C'era la squalifica di Doncor, che si era fatto espellere, diciamo, anche in maniera piuttosto ingenua, Novara rimediando. Anche uno come Doncor ci avrebbe fatto comodo lì, insomma. Sì, il punto è sempre questo, diciamo. Avere un giocatore di ruolo è sempre meglio di avere un giocatore adattato, insomma. Prima abbiamo parlato di Romizzi, che Nicola vedeva come mezzala, quando è stato poi messo nel suo ruolo naturale ha sicuramente reso meglio. O lo stesso Sansone, quando giocava laterale soffriva di più, invece adesso Camplone ha trovato questa formula ibrida, questo 4-3-3 che è più un 4-3-2-1 con Sansone e Rosina, che quindi giocano in posizione più arretrata rispetto a Maniero, e che quindi si trovano anche in posizione migliore perché vedono la porta più da vicino, e guarda caso infatti il Bari arriva sia più facilmente alla conclusione sia più facilmente alla rete, anche perché sono due giocatori che hanno due piedi, insomma, sui calci piazzati importanti, assolutamente. Quindi la squadra riesce anche
a segnare più gol, 16 gol in 4-5 partite, credo questo, che a Bari non si vedevano da anni, forse nemmeno il Bari di Conte aveva una media così alta. Concedendoti anche il lusso, ce lo ricordavano alcuni colleghi a Salerno sabato sera, concedendoci anche il lusso di tenere gente come De Luca in panchina. Assolutamente, altro giocatore importante. Diciamo che in questo momento, da centrocampo, anche perché tu a un certo punto fai dei cambi, a 10 minuti dalla fine ti permetti, con tutto il rispetto, di mettere uno come Lazzari, no, come rincalzo, tra virgolette, e, cioè, sì. Da centrocampo in su non si discute, questa è una squadra di grande affidabilità, a parte i gol, cioè ogni tanto noi vediamo anche trame di gioco di categoria indubbiamente superiore, l'estetica, insomma, perché ha il palato sottile, comincia a dare i suoi segnali, e il problema è che noi sui laterali bassi soffriamo, perché io mi aspettavo per esempio che questo Sissoko, che è sicuramente un giocatore sprecato, anche lui sprecato in Serie B, laddove non ha, per esempio Del Grosso nella partita dell'andata, dal piede di Del Grosso è partito un cross che ci ha permesso di quasi sprecò di maniera, sì. Bravo, cioè, voglio dire, quello che è stato per il valore aggiunto nella partita di andata, parlo sempre del match, del doppio match contro la Salernitana, sono state invece le spine della partita di ritorno. Defendi ha fatto quello che ha potuto, la forza di Defendi è quello di potersi arrangiare, li chiamavano Jolly una volta, un po' da tutte le parti, un giocatore prezioso che dà l'anima per questa squadra, è uno che merita e avanza, insomma, la fascia da capitano, ma che è sempre uno adattato in quel ruolo. Non dico che dovevamo avere Sabelli, ma avere uno di ruolo in quel reparto là, secondo me, avrebbe permesso al Bari di vincere, ha vinto, ma di vincere in maniera indubbiamente più. Noi oggi non abbiamo più quelli che erano i due terzini titolari, Del Grosso e Sabelli, cioè, da allora è stato tutto, i centrali poi non è che siano, grazie a Dio anche loro, non è che diano tutta questa affidabilità, tanto che io arrivai a pensare che forse fosse adattabile un Donati dietro come centrale, non fosse altro per l'esperienza e i piedi buoni che potevano. Però tu sai, quando hai comunque gente come Contini, quando hai gente come, non voglio parlare di Rada, perché che è uno che spazza a più non e posso. E alterna anche prestazioni. Però quando hai i Di Cesare, hai gente comunque di ruolo e che comunque sono anche questi un lusso per la categoria, là ti devi augurare che diano il meglio in campo. Poi i Tonucci, considerati dei gregari, certo Tonucci ha fatto quello che ha potuto, secondo me in una difesa che becca 3 gol contro un avversario non al meglio come la Salernitana, a Tonucci non puoi dare, nonostante l'impegno, la determinazione del ragazzo, non gli puoi dare la sufficienza piena, cioè, questo è il problema, perché è vero che sulle corsie laterali abbiamo sofferto, però lì davanti al portiere, cioè, ci vuole gente che dia un po' più di sicurezza al reparto. Lo stesso Di Cesare l'ho visto personalmente in ben altra condizione, cioè, si vede che non è al top pure lui, e quindi messo insieme il valore di questa retroguardia è normale. Tutto questo, grazie a Dio, abbiamo un Mikai che abbiamo scoperto. Sì, adesso arriviamo anche a quello, Pino, però quando tu non hai, in quella fase in cui c'è il centrocampo che un po' tira il fiato, che non fa filtro, la difesa va in grande sofferenza. Però dicevi bene, altro grande acquisto è stato questo Mikai, certo. Che, come spesso accade, Francesco, quando purtroppo nelle disgrazie altrui, e mi riferisco, ahimè, sempre a quella partita contro il Crotone che avevamo già vinto, ma quando sì. un portiere esperto come Guarna, che saluto con affetto, ti fa un arachiri del genere, è chiaro che tu devi dare spazio a Mikai. Poi Mikai comincia a parare i rigori a gente come Castaldo, a fare un paio di miracoli, li ha fatti nell'arco di queste partite, è uno che merita la maglia di titolare, insomma. Sì, sì, no, è l'altra scoperta, anche perché non dimentichiamoci che pure con la Pro Vercelli, se non fosse stato per Mikai, insomma, cioè non è che si metteva tanto bene, insomma. E questa è la cosa che fa ancora più dispiacere, perché chiaramente quando tu hai indovinato un portiere così, tra l'altro giovane, con grande personalità da quello che ho visto, dispiace poi, insomma, vedere un reparto soffrire in quella maniera. Cioè, io credo che Di Cesare risenta ancora dei postumi dell'infortunio, anche perché è un giocatore che comunque ha la sua età, quindi chiaramente probabilmente ha tempi di recupero un po' più. Però lo abbiamo acclamato come il pane, perché effettivamente è l'unico giocatore che ti dà
determinate garanzie dietro, siccome in termini di qualità di esperienza. Avvocato, parlavamo un attimo fa di ruoli da coprire con persone del mestiere, no? Tra virgolette. Certo. Allora, volevo solo sottolineare che quando tu hai, come centrali difensivi, hai gente come Contini, come di Cesare, voglio dire, non è che ti devi lamentare che poi ti mancano i centrali di ruolo. Non è lo stesso discorso sulle corsie laterali basse, dove c'è poco da dire, soffriamo, ma... Lì si è sbagliato, in effetti. Cioè, tra l'altro si è preso il terzino del Como, sembrava che avessimo preso chissà quale giocatore, è sparito, non sappiamo più che fine abbia fatto. Effettivamente, dove si è sbagliato a gennaio è sulla mancata sostituzione di Del Grosso e Sabelli, perché insomma, comunque, ripeto, non stiamo parlando di calciatori di particolare qualità, però erano due terzini di ruolo che facevano sentire il loro peso, Sabelli soprattutto, comunque con tutti i suoi difetti, però ripeto, ha giocato a certi livelli a Bari, non è un caso comunque che lo abbiamo venduto in Serie A. Io però, ripeto, sono comunque resto fiducioso, perché nonostante questa, la difesa può solo migliorare, anche perché peggio di così non credo possa giocare, possono migliorare, ma la qualità da centrocampo in su che sta venendo fuori in questo momento, come giustamente diceva lui, cambiando anche un po' il modulo all'attacco, è determinante in un momento come questo. Il peso di quei giocatori che fanno la differenza può essere determinante per rilanciare la squadra nei play-off, nella posizione migliore, diciamo. Ma torniamo, caro Avvocato Monaco, a parlare di questa importante, attesissima gara contro il Cesena, scontro diretto a tutti gli effetti. Abbiamo, caro Francesco, insomma, due squadre a 53 punti con il Bari che all'andata comunque ha vinto dimostrando anche una certa superiorità. Sì, un successo meritato, a parte forse i primi minuti in cui Cesena mise un po' le corde al Bari. Ci poteva essere un rigore per il Cesena per un ingenuo fallo di De Luca in area di rigore. Dopo i primi 10-15 minuti il Bari è cresciuto minuto dopo minuto, ha alzato il baricentro, è passato in vantaggio nella fine del primo tempo grazie a un gol di testa di De Luca, che può sembrare un controsenso visto che è uno dei giocatori più bassi della squadra, e poi nella ripresa il Bari ha controllato la partita per tutti i 45 minuti, ha trovato il raddoppio ancora una volta con un colpo di testa, stavolta di Maniero, e poteva fare anche il terzo gol, perché il Bari ha controllato la partita. Credo sia stata una delle migliori partite della gestione Nicola, quella vittoria di Cesena. Lì forse si è capito che questa squadra stava crescendo, tant'è che poi in quel periodo il Bari avrebbe ottenuto 8 risultati utili consecutivi, 5 vittorie e 3 pareggi, prima purtroppo di quella disastrosa serie di dicembre che è costata la panchina a Nicola. Prima di quella partita a cui tu ti stai riferendo, abbiamo avuto proprio in quella puntata precedente a quella partita un collegamento che ci ha portato fortuna, è stato un collegamento con un ex che ci ha fatto piacere ascoltare e che ci fa piacere riascoltare nell'ambito di questa puntata verso quest'altro Bari Cesena. Siamo in linea con Alberto Jimmy Fontana. Come stai, Jimmy? Tutto bene, ciao a tutti. Ciao, ciao e ben ritrovato. Innanzitutto volevo chiederti se stai seguendo le ultimissime vicende del Bari, questa sorta, diciamolo tutto, di metamorfosi in positivo di questa squadra. Beh, sì, questa è una squadra che era sotto tante aspettative, quindi il campionato non è neanche facile quando tutti si aspettano subito tutto in un campionato così difficile e lungo come la B. Il Bari ha un grande potenziale, ha pagato dei momenti in maniera netta, però sono stati bravi a riprendersi, perché non è mai facile invertire la rotta, in questo momento è una squadra in salute. Che partita ti aspetti adesso? Tu che conosci anche un po' più da vicino la realtà cesenate, insomma, che partita sarà? Perché secondo me non è una partita un po' diversa da quella dell'andata, anche perché il Cesena è cresciuto molto in queste ultime settimane. Ma all'andata fu una serata dove onestamente un Cesena che aveva sempre dominato in casa perse meritatamente, perché il Bari giocò nettamente meglio, e fu strano, no? Perché il Cesena in casa ha sempre giocato molto bene. Adesso le cose cambiano, si arrivano le ultime partite, 53 punti, probabilmente entrambi vanno bene, 2 risultati su 3, sono 2 squadre in salute, credo che
in quelle partite lì sia spesso la giocata del singolo che può spostare l'equilibrio, perché Cesena sta bene, quindi è una squadra noiosa nel senso buono da affrontare, non una squadra che ce la devi guadagnare. Francesco Serroni, tutto Bari. Sì, ciao Alberto, tu a Bari hai ottenuto due promozioni, la prima nel 93-94, la seconda nel 96-97. La seconda promozione ha un po' qualche similitudine forse con questo campionato, perché il Bari ebbe un periodo di appannamento tra gennaio, febbraio e anche marzo, poi ad aprile venne fuori con la squadra, aveva Fascetti in panchina, aveva giocatori importanti, oltre a te mi ricordo Ingeson, Volpi, Nicola Ventola, Guerrero. Tu vedi proprio delle analogie con queste situazioni, perché anche voi in quel periodo del 97 veniste duramente contestati, poi il 5 aprile del 97 vinceste il derby con Lecce e da quel momento poi la squadra ingranò tanto da vincere 8 delle ultime 10 partite e agguantare il quarto posto, che all'epoca significava Serie A. Sì, ci sono delle similitudini, è vero. Penso che sono degli episodi, per noi fu il derby che cambiò in maniera netta la stagione. Vedo delle grandi similitudini in questo discorso, hai ragione. Certo, una volta il discorso della promozione diretta e i playoff cambiano un pochettino l'ottica, perché poi le ultime giornate, se non puoi più raggiungere la seconda, parliamoci che è tondo, bisogna come fare un mini turnover per prepararsi a un altro piccolo torneo, mentre una volta era un discorso che dovevi centrare quei quattro posti, quindi fino alla fine te la dovevi giocare nell'ultimo modo. Io credo che per le prossime 4-5 partite, giustamente tutte le squadre cercheranno di vedere qual è il gap con le prime due. Se poi il gap fosse troppo netto, non ci vedrei niente di strano che qualcuno cerca un po' di fare un ragionamento per lo sprint finale, insomma. Avvocato Pino Monaco. Buonasera Fontana, prima di tutto grazie da tifoso per le prestazioni e le gioie che ci ha regalato negli anni che furono. Volevo... Grazie mille, molto gentile. Non ci mancherebbe altro. E volevo chiederle questo, Cesena è in questa occasione penalizzato da assenze importanti, due su tutte, Sensi e Falco, che credo che siano comunque personaggi diciamo insostituibili. Lei crede che alla lunga in questa fase nel campionato di Serie B sia determinante avere la panchina lunga di qualità come ce l'ha il Bari? Ma questo paga, aiuta, alla lunga aiuta, è ovvio. In un campionato poi così lungo e che porta via tante energie. Il discorso del Cesena è che è una squadra che onestamente gioca molto a memoria. Ha un grandissimo portiere, io ve lo dico chiaro e tondo, sono abbastanza stupito che il Torino, con i problemi che ha avuto in porta negli ultimi anni, abbia lasciato fuori un ragazzo con queste doti, perché Gomis lo vedo come un ragazzo con un futuro importante. Il Bari avrà soltanto troppe pressioni, però lo vedo molto più sciolto di un mese fa, perché poi quando si avvicina il traguardo hai in campo giocatori che queste cose le hanno già vissute, la tensione spesso si tramuta in entusiasmo. Non è una partita facile perché il Cesena gioca a memoria, è vero, i singoli fanno la differenza, però il Cesena ha un buon gioco, ha due o tre giocatori che fanno male negli spazi, come Ragusa, il giocatore per le punizioni. La devi vincere, poi credo che il Bari al 100% la possa vincere, ma troverà una squadra di quelle che insomma ti regalano poco. Grazie. Bene, Jimmy, io ti ringrazio, a me basta la tua, basta averti sentito stasera, perché comunque ci porti fortuna, so che tu comunque in qualche modo non è che tieni solo per il Bari, insomma hai le tue simpatie ovviamente per la squadra del Cesena eccetera, te la senti di dare un pronostico per questa gara? Guarda, c'è tanta mia vita in questa partita, perché c'è tutta la mia infanzia come giocatore e c'è stata la prima squadra che mi ha adottato, dove ho ricevuto molto affetto e dove ho scelto io di andare via, perché il Bari mi offrì un contratto molto lungo e sono stato io a volermi mettere in discussione. Io credo che il Bari che sta bene può vincere. Però se mi devo giocare un risultato penso una X, perché
se non ci sarà una grande giocata di un singolo, probabilmente sarà una partita dove regnerà un grande equilibrio. Logico che lo stadio pieno a Bari, per i giocatori del Bari vorrebbe dir tanto, perché l'affetto di una città come Bari in campo ti spinge. Non è retorica, fidatevi di uno che ha giocato fino a 42 anni, quando i tuoi tifosi ti spingono, ci sono dei momenti che non hai più, però vai. Non so perché, ma è il bello del calcio, l'entusiasmo del tuo pubblico spesso fa la differenza, e Bari ha questo potenziale. Jimmy, un abbraccio forte, i nostri migliori auguri e a presto, grazie, buona serata. Ciao a tutti, ciao. Ciao Jimmy. Bene, avremo modo di approfondire proprio questa gara contro il Cesena, molto molto attesa, questo bye night di lunedì, questo posticipo di lusso che per Jimmy Fontana potrebbe chiudersi in parità. Noi non ci speriamo, noi vogliamo andare oltre. Dovunque comunque, Bari Forever, tra poco.